quando siamo arrivati al momento della nostra rubrica del giovedì, quella che noi dedichiamo alla salute e al benessere. E l'ospite in diretta telefonica con noi quest'oggi è il cardiologo Giuseppe Colangelo. Ciao Giuseppe, buonasera. Ciao Ilaria, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori della Radio Potenza Centrale. Allora caro, ben ritrovato oggi per parlare di un argomento che secondo me è bellissimo. Infatti quando me l'hai proposto io ero entusiasta, e cioè la cardiologia nello sport. Certo, cardiologia dello sport è una branca cui mi interesso anche da sportivo, come tu ben sai. Certo. È importantissima perché appunto si va ad attenzionare quello che è il campo, il mondo dello sport, quindi la fisiologia, quella del sistema cardiovascolare, le patologie connesse e purtroppo anche l'evento improvviso, inatteso, inspiegato che appunto è la morte cardiaca improvvisa. E anche il mondo dello sport purtroppo non è purtroppo è coinvolto anche in questo tipo di eventi spiacevoli, però la cosa importante è proprio la prevenzione, quindi con un corretto stile di vita e quindi facendo sport si hanno una serie di vantaggi anche su, per quanto riguarda ad esempio l'autostima stessa, cioè uno si sente più bello, per così dire, va? È vero, assolutamente ci si sente meglio, lo sport aiuta in tante cose, in tanti aspetti anche in questo. Ma a proposito di prevenzione, ecco, relativamente allo sport, alla cardiologia nello sport, ma come possiamo, cosa si può fare, cosa si può suggerire a livello di prevenzione? Ma allora, noi sappiamo tutti che qualsiasi sforzo fisico di qualsiasi genere appunto determina delle modificazioni sia cardiovascolari che anche metaboliche durante un allenamento, per esempio. Io consiglio sempre una visita, la visita di idoneità, che rappresenta una tappa fondamentale, essenziale proprio per la prevenzione, prima di appunto esercitare un'attività sportiva. Importante è l'anamnesi, che così dice, diciamo, l'approccio iniziale, e quindi capire un po' il paziente, la storia del paziente, della persona che si rivolge al cardiologo dello sport, poi seguita da un esame obiettivo e da un elettrocardiogramma di base, per poi fare anche una prova sotto sforzo, ovviamente, perché uso una brutta parola, stratifica di più, cioè si capisce ancora meglio qual è la probabilità di rischio dal punto di vista cardiovascolare sotto sforzo. Certo, perché poi giustamente la visita più approfondita è più informazioni ci dà, ovviamente. Certo. Anche perché poi tu hai parlato giustamente della visita di idoneità, che è una cosa che oggi peraltro è obbligatoria per intraprendere attività sportiva. Invece fino a qualche anno fa, diciamo, la cosa era un po' arronzata. Diciamola assolutamente tutta. Sì, noi diciamo che in Italia c'è una legislazione molto avanzata per quanto riguarda la tutela sportiva, e qualsiasi sportivo che ha voglia di iscriversi ad un'associazione o partecipare ad un esempio ad una gara podistica, io faccio podismo, per cui sono un po' di parte, è obbligato a sottoporsi ad una visita specialistica medico sportiva, secondo poi quelli che sono i protocolli volti a garantire quella che è l'idoneità all'attività agonistica. Quindi cercare di studiare, per così dire, quegli individui presunti sani, perché a volte la visita di queste persone può svelare delle patologie inaspettate, e quindi è importante proprio per la tutela di questi giovani, ma non tanto giovani, anche più, diciamo, meno giovani, persone che appunto vogliono iniziare a praticare un'attività sportiva. Ma a proposito del podismo, no? Visto che appunto è un'attività sportiva che tu pratichi e tanti che ci ascoltano la praticano, molto spesso da autodidatti, no? Giustamente. In questo caso, ecco, rispetto ad altre discipline, ad altri sport, ci sono delle visite ancora più specifiche da fare, essendo uno sforzo forse maggiore? Non so, parlo per ignoranza, ecco. Ma allora, sicuramente, essendo uno sport, mi riferisco quindi al podismo, come dicevi te, è importante fare una prova da sforzo, si dice, massimale. Io l'accompagno sempre ad un test d'immagine, cioè un'ecocardiografia, per valutare un po' quello che è lo stato del cuore,
sempre dal punto di vista strutturale, poi dipende sempre da ciò che la persona ti racconta, perché a volte qualora ci fosse un sospetto clinico durante l'anamnesi, durante l'esame obiettivo, ci si deve poi affidare ad altri esami di laboratorio o altri esami strumentali. Faccio un esempio: il famoso Holter ECG, cioè l'elettrodiagramma nelle 24 ore, oppure un monitoraggio della pressione arteriosa quando abbiamo a che fare con le persone che hanno una risposta ipertensiva, cioè allo sforzo fisico. Mm-hmm. Al minimo sforzo la pressione tende subito ad aumentare. Quindi dipende dal soggetto che si ha davanti, ecco. Ok, Tracy Chapman, questa canzone che ci induce molto a rilassarci, avrà fatto un po' rilassare sicuramente anche il nostro cardiologo, appunto Giuseppe Colangelo, che è l'ospite della rubrica di quest'oggi Salute e Benessere di questo giovedì. Sì. Caro Giuseppe, mi raccontavi proprio un aneddoto riguardante canzone. Quando appena messo questa canzone mi ha fatto ricordare i miei trascorsi veneti, quando tornavo dal lavoro. Ho lavorato per qualche anno su Veneto e sentivo questa musica che mi aiutava a rilassare, a scaricare tutta la tensione nervosa di una giornata di lavoro, oppure dopo che tornavamo da un allenamento lungo l'argine nelle vie patavine. Bello, veramente una bella. Ho fatto un tuffo nel passato. Che bello, siamo contenti di averti fatto fare questo tuffo. Per la precisione, il Pablito che è il regista, e quindi. Facciamo i complimenti al tuo collaboratore, al tuo collega. E dunque, caro Giuseppe, stavamo parlando appunto riguardo all'argomento di quest'oggi, quindi la cardiologia nello sport, in particolar modo l'argomento della prevenzione, quindi le visite a cui è importante sottoporsi. Si parla spesso di pressione alta, scusate, io sono un po' di parte, ti faccio una domanda sulla pressione bassa, anche perché parliamo di rilassarsi, quindi ti faccio una domanda circa la pressione bassa. La pressione troppo bassa non va bene, però in quei casi siamo davanti a delle situazioni che insomma un po' particolari, che ovviamente hanno una destano subito una certa preoccupazione, una certa gravità, per così dire. La cardiologia dello sport, tra l'altro, in questo momento storico che stiamo vivendo con il Covid, ha messo in risalto anche quella, per esempio, la presenza, l'aumento anzi dei casi ad esempio di miocardite, perché cioè l'infiammazione del miocardio, di cui ne abbiamo anche parlato la volta passata. E sappiamo tutti che anche la miocardite, quindi l'infiammazione del miocardio, del cuore, può essere una causa, può creare dei problemi particolari ai soggetti. Quindi è una branca della cardiologia di cui io mi occupo e che faccio mia, perché pratico sport quotidianamente quando appunto il lavoro mi consente di avere quegli spazi per poterlo appunto praticare, e come dire, cerco di dare anche il buon esempio anche al paziente, perché quando viene un paziente e mi dice, vede un dottore, un medico, un cardiologo con la pancetta, con che fuma il sigaro, la sigaretta, tutti rispetto per i colleghi, però non dia una bella immagine. È invece vero. Bisogna cercare di dare il buon esempio, cercare di far capire che è importante correggere lo stile di vita proprio per un benessere psicofisico. Assolutamente, sono d'accordo, caro Giuseppe, perché poi giustamente una persona che si rivolge ad uno specialista ha bisogno anche di affidarsi totalmente. Quindi una parola a me cara: bisogna affidarsi e affidarsi allo specialista, al medico, al cardiologo, all'internista, chi esso sia, perché è importante in questo, ripeto, il paziente a volte si trova un po' disorientato, non sa, ha bisogno di attenzione, ma ha bisogno di consigli pratici che lo possono aiutare a vivere meglio. Assolutamente. E a proposito di cardiologia dello sport, prevenzione, c'è qualche segnale di cui bisogna tener conto, a parte quelli classici, insomma, che vengono ampiamente divulgati, però non so, relativamente allo sport, mentre si è sotto sforzo e quindi si fa un'attività in cui a un certo punto ci si sente affaticati, però non provati dalla normale attività sportiva, cioè si può avvertire qualcosa in particolare? Quei campanelli d'allarme, quelle spie che si accendono ad esempio sul cruscotto di una macchina, per così dire. Esatto. No, assolutamente. Prima parlavamo dell'anamnesi.
Noi in medicina, noi medici definiamo l'anamnesi metadiagnosi, cioè noi con l'anamnesi, con la raccolta di tutti i dati che ci racconta il paziente, cerchiamo di avere una, già un quadro della, di chi abbiamo, delineare quindi un quadro della, della persona che abbiamo davanti. Ma i sintomi che possono destare preoccupazione, che vanno sempre affrontati con grande con un certo approfondimento, sicuramente il cardiopalmo, la tachicardia, l'aumento diciamo della frequenza cardiaca, ma qualsiasi altro dolore toracico, oppure a volte può capitare di avere davanti delle persone che dicono: dottore, ho avuto uno svenimento, sono svenute, noi la chiamiamo sincope, cioè una perdita di coscienza, anche se a volte c'è differenza fra la sincope, la vera perdita della coscienza, della consapevolezza di ciò che siamo e di ciò che ci circonda, dalla presincope, nel senso il classico abbassamento di pressione, per così dire. A volte anche l'affanno, la fame d'aria, noi la chiamiamo dispnea, cioè quella percezione penosa della propria attività respiratoria. Quindi sono tanti i sintomi, i segnali che ci danno già un aiuto importante. Ovviamente è importante sempre capire a chi appartiene quel soggetto, se i familiari ad esempio hanno avuto problematiche. A volte faccio una domanda molto brutta quando dico: ci sono stati casi di morte cardiaca improvvisa? Ecco, quella già morte inspiegata, come dicevo prima, è importante quello. Da questo punto di vista la cardiologia dello sport, che si occupa proprio di questo, insieme ad una serie di atti preventivi, di promozione, e tu sai benissimo che oltre a fare il cardiologo sono anche un istruttore BLSD, sono presidente onorario, lo possiamo dire, di un'associazione che si chiama Calabria Cardioprotetta, che sta riscuotendo grande successo. Tanti, proprio oggi ho ricevuto diverse telefonate di operatori sanitari, medici, miei colleghi infermieri, che vogliono aderire a questo progetto, che proprio ha l'obiettivo di promuovere la cultura del primo soccorso e della salvaguardia della vita. Ecco, la cardiologia dello sport ovviamente si occupa della cardiologia degli atleti, di chi si cimenta in un'attività sportiva ben specifica, ma alla fine l'obiettivo finale è quello, la salvaguardia della vita, della salute e della vita. Assolutamente, anzi io ti ringrazio, caro Giuseppe. No, grazie a te. Ti ringrazio poi ovviamente per quello che fai in generale e poi anche per queste pillole di informazione e di prevenzione, che poi sono molto importanti, anche molto gradite dai nostri ascoltatori. Quindi ti ringrazio di vero cuore, Giuseppe, e se ti fa piacere, tra un mesetto, mesetto e mezzo, ci risentiamo per una nuova intervista. Ilaria, sai benissimo, la mia disponibilità è totale, è piena, quindi io ringrazio te per lo spazio che dedichi a questo tipo di tematiche, sono importanti, che riguardano la salute di tutti, nessuno escluso. Ok, allora caro Giuseppe, ci risentiamo presto, ti abbraccio forte. Grazie Ilaria, grazie Ilaria, e buona serata a tutti.